Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video in cui andremo a visionare un nuovissimo video trash di merda. Questo è uno dei video trash di merda che adoro più di ogni altra cosa al mondo. In descrizione vi lascio il link di questa stessa parodia, però fatta in un'altra versione, sempre fatta da me, tanto tempo fa. Sempre in descrizione trovate il link della mia pagina Facebook, andate a mettere subito mi piace e tempo state di like anche questo video. Il video che andremo a visionare oggi si chiama Consigli per il ragazzo che ami. Vabbè, comunque, andiamo ad incominciare? Sei pronto? Sì, sono pronto. No, non sono pronto, no. Via! Buongiorno a tutte le ragazze che stanno vedendo questo video. Buongiorno a tutte le ragazze che state vedendo questo video. Ci sono solo io e sono maschio, però penso che va bene lo stesso o no? Bene. Bene? Cos'è che ha detto? Risentiamolo. Bene. Perché ha detto bene? No, raga. Aspetta, no, un attimo, la devo risentire perché forse abbiamo sentito male noi. Raga, noi dovremmo andare tutti quanti dall'otorino, orecchio, naso e gola, perché forse non ci sentiamo bene. Ci dobbiamo fare curare, risentiamolo meglio. Bene. Bene. No, ha detto proprio bene. Dice bene. Ma perché dice bene? Che c'entra il pene, scusa? Vorrei dirvi tante cose. Questo progetto è di fidanzati. Ok, ci stiamo inoltrando nel vero succo del discorso che vuole proporci questa ragazza. Bene. Fino ad ora quello ho capito. Cominciamo male. Cominciamo no male, malissimo. Bene, se voi avete un... cioè, non avete un fidanzato, però vorreste avere proprio quello là che vi piace. E fin qua ci siamo. Se voi non avete un fidanzato, parlo a tutte le ragazze che stanno guardando questo video, ok? Se voi non avete un fidanzato, però vorreste avere quello, ma proprio quello che vi piace, ascoltate questa ragazza che vi spiega come averlo. C'ho paura di quello che può dire questa ragazza, guarda, non mi sento affatto tranquillo. Ma lui non vi ama, però lui sa che a te gli piace. Allora, lui non vi ama, però lui sa che a te gli piaci. Però lui sa che a te gli piaci? Che cazzo vuol dire? Allora, lui non vi ama, però lui sa che a te gli piaci. Che a te gli piaci? Come parla questa? Che tu gli piaci lui? Che tu gli piaci lui! Ma è italiano questo? Perché forse io la conosco diversamente l'italiano. Raga, che vi devo dire? Però lui sa che a te gli piaci e che tu gli piaci lui. Oddio! Mamma, questa è epica. Questo è qualcosa di supernaturale. Che cacchio è? Questo è qualcosa di paranormale, supernaturale, assurdo, epico. Fai in modo che lo dimenticassi nella mente. Lo dimenticassi nella mente. Ha detto? Perché lui sa che tu gli piaci lui e voi lo dovete dimenticassero nella mente. Aspetta, perché questo è da tradurre, ma dall'inizio fino alla fine. Non dall'inizio fino alla fine della frase, dall'inizio fino alla fine del video. Allora voi dovete fare in modo che anche se quella persona vi piace, voi lo dimenticassero nella mente. Ma non ci credo manco io a sta cosa che sto dicendo. Non è intraducibile. Avete capito? Dimenticassero nella mente voi a lui, capito? Cioè non ci dovete pensare a quello, perché lui sa che a voi piacete lui. Che cazzo ci ha capito qualcosa, me lo dica. Ma come cazzo parla questa? Non si capisce completamente. Non ci sto capendo un cazzo. So che sarà un po' difficile, ma vedrete, non dovete neanche guardarlo, non è niente, la sensazione, vabbè. Allora, parlo a tutte le ragazze che stanno guardando questo video. Se a voi piace un ragazzo, voi lo dovete innanzitutto dimenticarselo nella mente. Però ricordatevi, quel ragazzo deve sapere che a voi piacete lui. Soprattutto, come secondo te, io mi sto confondendo, non ci sto capendo più un cazzo. Comunque, non dovete considerare quel ragazzo che vi piace. È una tattica di merda, però se lei dice che funziona, crediamoci. Comunque, non dovete per niente guardarlo, deve fare finta che non esiste nel...
tuo cervello, ok? Devi farlo sapere al tuo cuore. Un attimo, perché ho sentito male. Devi fare finta che non esiste nel cervello, lo devi fare sapere al tuo culo. Cioè, raga, in questo momento sto invidiando Checco dei Modà, quello a cui ho fatto la parodia. Senza farmi capire, mi insegnate adesso amore. Poi fuggi, diresti. Si capisce di più lui che lei. Vi giuro, è un obbrobrio della grammatica italiana. Se invece quel ragazzo... Tu ami quel ragazzo, solo che lui non lo sa, ma tu lo ami da impazzire, ma impazzire. Se voi invece amate quel ragazzo, solo che lui non lo sa, ma voi lo amate da impazzire. Da impazzire. Che non finisce più. È quello che mi preoccupa, che proprio qui non finisce più. Bene, il primo giorno che lo vedete, diteglielo subito, ok? Qui sta dicendo tutto l'opposto di quello che ha detto fino ad ora. Prima dice che non lo dovete né calcolare e ve lo dovete dimenticassero nella mente. Adesso sta dicendo invece che il primo giorno che lo vedete, se vi piace, diteglielo subito. Ma fare pace col cervello no, vero? Invece se a voi piace un ragazzo, ma molto. Se invece a voi piace un ragazzo morto, che lo vorreste a morte dargli un bacio in bocca. Chi volete a morte dare un bacio in bocca? Questa va bene, ma la frase di prima mi ha preoccupato. Però lui è un cesso. C'è qui diretta, però lui è un cesso. Però lui è un cesso. Poverino, perché è un cesso? Scusami. Cioè, dici che ti piace e poi gli dici che è un cesso, perché? Solo che ti piace il carattere. Il carattere ti fa venire... Ti fa venire? Ad amarlo, ecco, ad amarlo. Ah, ecco, il carattere ti fa venire da Marlon. Questo Marlon sarà forse questo ragazzo di cui sta parlando lei. Parla, dai, cosa? Ma si è bloccata, raga. Ma che cazzo è, tabula rasa? Ogni volta che devono dire qualcosa di importante, tabula rasa, si bloccano tutti. Ma ti piace proprio molto, molto. Lui sa che tu lo ami, ma non sa che lo ami moltissimo. Io non so se piangere o ridere in questa frase qua. Lui sa che tu lo ami, ma non sa che lo ami moltissimo. Ma lo sa che lo ami? Che cazzo vuol dire? Che vuol dire? Cosa vuol dire sta frase? Io mi fa ridere troppo sta... Questa ragazza mi fa ridere troppo. Bene, andateglielo a dire. Non dovete essere un po' così. Che dolce, è un mochi, è un mochi, è un piccolino che fu così. Ma guarda che tenera, è un amore così. Ma mi fare una fotografia a lei che mi messo così. Bene ragazzi, questo video trash di merda, un po' incasinato perché non si sapeva di chi stava parlando, per come stava parlando e nella lingua con cui stava parlando, finisce qui. E mi raccomando, in descrizione trovate il link dell'altra versione della parodia di questo stesso video che ho fatto tanto tempo fa. In descrizione trovate anche il link della mia pagina Facebook, mi raccomando andate a mettere subito il mi piace, altrimenti ve lo dimenticassero voi di mettere il mi piace nella pagina Facebook. Tempestate di like questo video, perché sennò a voi piacete lui. E anche per questo video la morale è sempre e solo una: che tu gli piaci lui, fai in modo che lo dimenticassi nella mente. Lui sa che tu lo ami, ma non sa che lo ami moltissimo. Però lui è un cesso. E che cazzo dici, Amanda? Uè raga, e se non siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale cliccando il tasto iscriviti, condividete, commentate, mettete mi piace e guardatevi questi video qua che vi sto consigliando io, mi raccomando. In descrizione a questo video, come in ogni altro mio video, trovate tutti i miei link di Facebook, di Twitter e di Google+.